Allora, ciao ragazzi di Potere Robotico, questa che non la chiamerei neanche recensione, ma la chiamerei una premessa. Questa è una premessa per una nuova rubrica all'interno di Potere Robotico, dove in questo caso, anche vista la situazione con il Covid, porterò avanti in solitaria, senza l'ausilio del amato straccione, e soprattutto anche degli altri collaboratori come il dottor Lobo e altre persone che vengono anche spesso e volentieri all'interno di Potere Robotico, ma questa è una premessa per una nuova rubrica dove praticamente la potremo chiamare Guampliamo con il Sensei. Quindi, che cosa succederà all'interno di questa rubrica? Succederà che vedrete vari passaggi dove io assemblerò un Gunpla e vi insegnerò, o almeno vi insegnerò, una parola molto grossa, dove io vi dirò, vi farò vedere quello che io sono in grado di fare, anche perché purtroppo visto il momento attuale con il Covid, almeno i modellisti o i gunplatori possono sfogare o utilizzare il loro tempo libero all'interno, potendo fare questi modelli, questi Gunpla o anche altri modellini di altri oggetti. Quindi ho colto l'occasione per farvi vedere la mia nuova postazione di lavoro e per farvi vedere quello che ho all'interno della mia postazione di lavoro, così vi può anche essere da vi può fungere da spunto per poter fare magari anche voi qualcosa di simile o anche darmi consigli per migliorare la mia postazione. Adesso vi farò vedere tutte le attrezzature che ho. L'unica cosa che volevo aggiungere in questa premessa è che tutto questo, almeno la spinta che mi ha dato la marcia in più per poter fare, per migliorare la mia postazione, è la collaborazione, la prima collaborazione di Potere Robotico con un'azienda fornitrice di colori che è la Custom Service, che ve li farò andare adesso, ve li farò vedere questi colori, e quindi mi ha dato quel quid in più per fare qualcosa ancora in più per condividerlo anche con voi. Quindi il primo modello che io vi farò vedere, o almeno che gampleremo insieme, è la mamma di Zion, e un po' per caso ho scelto questo modello ed è nata da lì la collaborazione con Custom Service, e mi ha fornito i colori per colorare questo modello. Ora, quindi, sotto nel link sotto poi troverete il link proprio per acquistare questi colori, che vi spiegherò poi a lungo nel corso dei vari step come si utilizzano e la loro effettiva capacità, più che capacità, la loro effettiva bellezza, ecco, di questi colori. Quindi, scusate se mi sono impappinato, però è anche un po' l'emozione. Quindi adesso io vi faccio vedere, allora qui vediamo il mio banco da lavoro, qui vediamo la mamma, come vi ho appena finito di dire, e qui passiamo ai colori della Custom Service, che mi sono stati forniti per l'appunto da Christian Bertolini, capo della Custom Service. Allora, come potete vedere qui, ho posizionato i vari primer e le varie finiture, quindi vedete primer white, grey, black, dietro i vari cleaner, e questi sono i vari lucidi KSV100, qui ci sono, che lo devo ancora provare, questa finitura che si chiama, adesso scusate, da solo si fa anche un po' fatica. Vediamo un po' se riesco a mettervela a fuoco. Eccolo qua, è il KSV 1000 Extreme Super Ultra Gloss, e vedremo un po' quanto è effettivamente buono quel Ultra Gloss lì per fare modelli sempre più lucidi e sempre più luminosi. Ora, qui vedete che c'è la sezione dei metallici, soprattutto per ottenere le cromature, che in questo caso specifico è il Super Chrome, sì, è CHR Super Chrome,
E poi qui ci sono i vari, il Ghost Chrome e lo Steel, eccetera. Comunque tutti i metallici della linea Custom Service. Qua trovate colori, diciamo, acrilici a base d'acqua assortiti, e qui c'è buona parte della fornitura dei colori candy della Custom Service, quindi dal Toxic Green al Green all'Acid Green, i vari rossi, Apple Red, Blood Red, i Gold, i Pagan Gold, insomma trovate una ampia fornitura. Se poi andate a vedere sul sito, c'è da perdersi per la quantità di colori che ci sono. Poi qui lì sotto ci sono altri colori che non sapevo ben dove piazzare, sempre della Custom Service. Qui sotto cosa trovate? Trovate un set di lenti con illuminazione, che è veramente una figata questo accessorio, e ve lo consiglio proprio veramente caldamente, perché ci sono di varie gradazioni le lenti, potete andare a fare ingrandire i vostri pezzi e vedere meglio quello che state facendo, con anche una luce a LED incorporata. Poi cose assolutamente immancabili, anche qui ci sono le lenti, la mascherina FPP3 che assolutamente ci vuole in ogni caso per quando andrete a gamplare. Qui varie decal già utilizzate, qui trovate i classici morsetti da elettricista per poter pinzare i vostri gampla, qui trovate varie riviste in combat eccetera per trarre spunto e migliorare le vostre capacità da gamplatori. Sul fianco trovate tutte le decal che ho acquistato, quindi ce ne sono di tantissime ancora da aprire, di tantissimi gampla che si possono utilizzare nel modo più variegato, ecco. Poi cosa troviamo qua? Qua troviamo il pulitore a ultrasuoni per pulire i nostri aerografi, che è assolutamente indispensabile anche lui. Qui adesso lanciamo via pure la mamma che non ci serve più. Evviva la diretta! Allora, qua cos'altro troviamo? Troviamo delle texture varie, delle varie erbe per poter fare, non lo so, diorami vari. Qui troviamo dei primer a bombolette, finitura a bombolette della Ammo, Titans Hobby, fatte dell'Ammo, che sono veramente ottime. Troviamo il liquido per lo zippo, che è assolutamente indispensabile per togliere i segni di pannelline, vari marker. Poi passiamo di fianco, che troviamo i vari thinner di un po' tutte le marche, quindi Mr. Hobby, Valleio, Tamiya, Ammo Mig, cioè chi più ne ha più ne metta. Poi troviamo vari tools, quindi da spugnette abrasive per andare a togliere i segni di sprue, troviamo la carta vetrata, pinzette varie, vari nipper di tutte le sorte, nastri per mascherare, naturalmente le scatole degli aerografi, giusto, poi gli aerografi assolutamente importantissimi da andare. Ecco, questi sono i miei due aerografi, l'Ultra e l'Infinity di casa Valleio, quindi diciamo un aerografo medio, due in uno, quindi con la doppia col doppio ago, con la doppia duse 0204 per l'Ultra e 0.15-0.4 per l'Infinity, che veramente sono due ottimissimi aerografi. Ora andiamo a riposizionare i due aerografi nelle loro sedi. Poi vabbè, naturalmente, cos'è che assolutamente non può mancare? Anche il bisturi. E poi vabbè, vari cotton fioc per andare a togliere i segni di pannelline. Passando al piano, poi dopo vedete un po', qui dopo c'è un po' di tutto, un po' qui c'è anche un gampla che sto facendo, che più che un gampla è un super robot,
Naturalmente vi tengo segreto, cioè non è che vi tengo segreto, vi ho fatto vedere che adesso sto lavorando sulla mamma, però non vi faccio vedere nulla di quello che per ora ho fatto, perché lo vedrete passo passo. Poi qui sopra vedete ci sono posizionati tutti i colori, quindi lì dietro trovate alcuni lacquer della Tamiya, che sono, devo dire, anche loro abbastanza buoni. Qui trovate la sezione Green Stuff, che ci sono i candy e i colori cangianti della Green Stuff. Li ho comprati, ma penso che non li userò mai. Qui trovate la linea Metal Valleio, le varie finiture Valleio, con anche dei primer della MIG. E qui dietro invece trovate tutta sezione Valleio con Mecha Color, Premium Color e anche Model Color, quindi tutti da dare con ad aerografo, naturalmente proprio bisogna vedere con la diluizione eccetera. Qui poi trovate il panel accent della Tamiya, questo qui invece sarebbe un diluente per i colori enamel, sempre Tamiya. Qui trovate il immancabile assolutamente per stendere per stendere le decalcomanie, il panel accent nero, il cement. Qua poi dopo trovate questi colori che sono assolutamente validi anche loro della Mr. Hobby. Qui colori enamel sempre Mr. Hobby, qua colori enamel della Tamiya e qui dietro invece trovate candy della Valleio, vari colori dell'ammo e del non colori, più che altro sono degli effetti dell'ammo e della AK per wooderizzare i vostri Gunpla o i vostri modelli. Qui vari colori Valleio per fare gli effetti metallici, qui altri colori Valleio per dare l'effetto weathering, e qui arriviamo, diciamo, nella zona degli Alclad, che in questo momento non è che sia fornitissima la zona Alclad, anche perché presuppongo che verrà soppiantata completamente dalla Custom Service. Quindi più o meno avete visto tutta la mia postazione e quindi ora avete uno spunto, potete dire anche a me per migliorare ulteriormente la mia postazione. Sicuramente nel corso del tempo aumenterò la quantità di colori e di accessori. Ecco, non vi ho fatto vedere, sì, ho qualche accessorio per creare delle panel line aggiuntive, come vedete anche qui, e poi qui ho questi strumenti che servono proprio per creare delle panel line della Segawa, per creare delle panel line aggiuntive sui nostri Gunpla. Quindi più o meno vi ho fatto vedere tutto il mio banco e ora direi che con questa premessa abbiamo finito e inizieremo dal prossimo video a vedere proprio di cominciare un Gunpla. Soprattutto, comunque, ripeto, ringraziamo Custom Service e vi consiglio assolutamente almeno di provarli questi colori. Tra i metallici, vi dico, sono veramente una bomba. Questo è tutto, salutando Scusa.